leggende metropolitane, luoghi e misteri ad essi collegati. Sotto gentile concessione degli amministratori del sito Storie Inspiegabili, che trovate in descrizione in questo video, mi accingo a raccontarvi questa storia. Buon ascolto. Noi percepiamo le strade come nient'altro che una rilassante piattaforma utilizzata dalle nostre auto per portarci da un punto all'altro. Tuttavia, alcune strade portano con sé un passato sinistro che potrebbe far venire un brivido o anche due lungo la schiena. Spettri sulla strada, creature inquietanti e uccelli fantasma. Questa è la Ghost Road di Scozia. L'A75, Kinmont Strait, la Scozia sudoccidentale, si è guadagnata nel corso degli anni una reputazione sinistra a causa di numerosi avvistamenti di fantasmi. Sono infatti tante le segnalazioni di fenomeni inspiegabili lungo quel tratto di strada che il percorso è stato giustamente soprannominato la Ghost Road, la strada fantasma, e la sua fama attira molti appassionati o semplici curiosi. Per oltre 50 anni questa strada è stato teatro di molti avvistamenti di fantasmi. La Ghost Road, come la chiamano gli abitanti del posto, è considerata la strada più infestata della Scozia, soprattutto il tratto tra Carterston e Anna, che è stato teatro di numerose attività paranormali, ed ha al suo attivo centinaia di resoconti di incontri con fantasmi e fenomeni inspiegabili. Questi sono solo alcuni dei racconti. Nel 1957, un camionista vide di fronte al suo camion, in mezzo alla strada, una coppia. Provò a frenare, ma fu inutile. E credendo di averli investiti, fermò il camion, ma si accorse di non aver colpito nulla. Il camionista concluse che, secondo lui, si era trattato di fantasmi. Margaret Sheen e suo marito stavano tornando da una visita medica ad Anna, quando tra le 2 e le 3 del mattino la coppia, che si stava avvicinando al ponte schiuno del villaggio di Dormock, ebbe la visione. Margaret, infatti, vide all'improvviso una donna anziana vestita di un abito stile vittoriano attraversare la strada, ma fu solo per un attimo, perché avvolta nella nebbia, la donna svanì rapidamente. Nel 1962, Derek e Norman Ferguson stavano guidando lungo la A75, vicino a Kinmont, quando intorno a mezzanotte una grossa gallina volò verso la loro automobile, ma scomparve poco prima dell'impatto. La gallina era inseguita da un'anziana signora, che corse verso la macchina agitando le braccia tese. A sua volta l'anziana era inseguita da un uomo dai capelli lunghi che urlava e da altri animali, tra cui grandi felini, cani selvatici, capre, altre galline e altri uccelli e creature sconosciute, che improvvisamente scomparvero tutti. La temperatura si abbassò e quando i Ferguson fermarono l'auto, quest'ultima iniziò a oscillare violentemente avanti e indietro. Derek, impaurito, scese dall'auto e il movimento si fermò. Allora si rimise a sedere in macchina e rimase inorridito nel vedere un grosso furgone sfrecciare verso di loro, ma quest'ultimo scomparve poco prima di colpirli. Nel marzo del 1995, Garson e Monica Miller di Anna stavano guidando verso est sulla A75, quando vicino ad Anna videro qualcuno sulla loro strada. Era la silhouette di un uomo di mezza età, che indossava un sacco di juta, che lo copriva anche sulla testa. L'uomo camminava con le mani tese verso la macchina, con quello che sembrava uno straccio o una corda in mano. Guidando a 60 miglia orarie, la coppia era convinta di aver colpito l'uomo e si fermarono per controllare, ma la figura era scomparsa. L'incidente fu denunciato alla polizia locale di Anna, ma la denuncia non ebbe seguito. A luglio del 1977, una ragazza di 27 anni, Donna Maxwell, era convinta di aver investito un uomo sulla strada mentre era in macchina con i suoi 2 figli lungo la A75 vicino a Swordwell Ring. Viaggiando a 50 miglia orarie, vide un uomo sbucare a circa 2 metri davanti alla sua macchina. La ragazza lo descrisse come un uomo sulla trentina con i capelli corti, che indossava una maglietta rossa e pantaloni scuri. Frenò forte, chiudendo involontariamente gli occhi e preparandosi all'impatto. Quando riaprì gli occhi, l'auto si era fermata, ma dell'uomo non c'era traccia.
Allora decise di contattare la polizia e la zona fu battuta in lungo e in largo, ma non furono trovate prove di alcun incidente. Altri racconti parlano di un misterioso uomo con le stampelle. Mentre gli automobilisti gli passano accanto, notano che non ha gli occhi. La pelle sembra solo coprirgli le orbite. Ma perché tutti questi avvistamenti proprio in quel tratto di strada? Secondo la leggenda, una strega fu bruciata sul rogo e sepolta a Scrafagot Green, ed una lapide fu posta sulla sua tomba per non farla scappare. Ma nell'autunno del 1944, l'esercito americano andò in Inghilterra per aiutare gli alleati e la pietra fu rimossa per allargare il crocevia dove si trovava la tomba della strega.